le nostre difficoltà di tenuta fino alla fine della gara. Per noi è stata una settimana abbastanza complicata, questo si sapeva, loro anche loro i loro problemi, però considerato che i due roster sono due roster completamente diversi dal punto di vista della lunghezza degli uomini da utilizzare, credo che questo abbia avuto seriamente un peso. Complimenti vanno fatti perché comunque sai, per finire una partita con il 71% da 2 e 47 da 3 sono numeri importanti che per Brindisi hanno le proprie corde. Una squadra che abbiamo sempre saputo essere una squadra di talento. È chiaro che quando fai canestro è difficile per chiunque controbattere, noi ci siamo riusciti fino al terzo quarto, abbiamo tenuto con grande orgoglio, con grande capacità e determinazione, però alla lunga è chiaro che ha prevalso l'utilizzo, mi sembra, di 9 giocatori contro i nostri 7 e un quarto, perché poi la Gana sembrerebbe giocato 4 minuti. Una partita che rispecchia un po' quelle che erano le aspettative, loro perdono un po' più di pallone rispetto a noi, e noi abbiamo fatto la nostra partita chiaramente incappando forse nella partita peggiore da quando è qui a Brescia di Marcus Landry, ma è una cosa abbastanza normale considerato l'intensità e la qualità che ha espresso fino ad oggi. Probabilmente abbiamo pagato la settimana difficile che abbiamo vissuto. Credo che sia giusto anche ammettere che oggi ci necessitava forse qualcosa di più, ma senza di Michele Vitale ha avuto un peso, perché comunque i suoi 20 minuti e passa di media partita hanno un loro significato nella nostra economia delle energie da impiegare nell'arco di una gara. Però siamo stati su un pezzo e questo credo che sia la cosa che avranno notato tutti. Combattiamo, lottiamo, però oggi il Brindisi ha espresso sicuramente una pallacanestro qualitativamente molto alta per quello che erano le nostre capacità di controbattere un attacco che ha prodotto obiettivamente, eccetto le prime parti, la prima parte della partita, più che altro 2 minuti del primo quarto, dove hanno mostrato qualche difficoltà in più di approccio, ma poi si sono sciolti e credo che comunque abbiamo sofferto un po' in tutte le parti del campo.